Garibaldi dice: per me la più grande ricompensa che io possa avere è poter dire a una persona: da oggi tu sei un uomo libero. Da oggi ad Arezzo, nella strada intitolata alla divisione Garibaldi, c'è un simbolo in più, ancora più forte e visibile, del sacrificio di tanti uomini per la libertà altrui. Si ricorda l'80° anniversario della fondazione della divisione partigiana militare Garibaldi. Sono stati partigiani che hanno combattuto nel nome dell'Italia, ma nel nome della libertà, della giustizia, nel nome di Garibaldi, che proprio è quello, è che l'emblema, è il simbolo della lotta, della libertà, per tutti i popoli. Questi infatti erano nel Montenegro, erano in Jugoslavia e hanno combattuto per la libertà di quella popolazione. La divisione italiana partigiana Garibaldi fu una formazione che si costituì nel dicembre del 1943. Siamo in Montenegro, i militari del Regio Esercito si trovano lì e dopo l'armistizio dell'8 settembre c'era da fare una scelta. Una volta arrivati all'8 settembre non c'era più la consapevolezza di rispondere a determinati comandi, non sapevano più che cosa dovevano fare, per chi dovevano combattere. Quella è stata una grossissima difficoltà, perché venivano visti da alcuni come degli aggressori, da altri come dei possibili salvatori. E così gli uomini della divisione Garibaldi si alleano con l'esercito popolare jugoslavo e portano avanti una pagina della resistenza al nazifascismo che permise di contribuire alla liberazione d'Italia. Non con le camicie rosse, la stoffa non era sufficiente, ma con un fazzoletto al collo. Questi, quando nel 43 cominciarono la resistenza, non avevano una camicia rossa. Volevano la camicia rossa perché si chiamavano garibaldini, ma non l'avevano, allora presero un fazzoletto rosso e se lo misero al collo. Questo fazzoletto rosso oggi è il simbolo della divisione Garibaldi, proprio per l'80° anniversario abbiamo voluto riscoprirlo. Dovremmo essere tutti italiani e sentirci tutti in qualche modo garibaldini, proprio per portare avanti ideali che sono quelli di uguaglianza, di fraternità, di disponibilità e di volontariato per chi ha più bisogno. Ricordiamoci che Garibaldi ha sempre combattuto anche per altre nazioni, ma per la libertà dei popoli, come gli ultimi soldati della divisione italiana partigiana che erano in Jugoslavia nel 43-45 e che hanno fatto proprio questo, per riportare a casa se stessi, ma per guadagnare libertà per sé e per gli altri.